sono a San Donato Valle Vizzano. Sono qui perché per me San Donato è un luogo molto importante, perché mi ha aiutato molto all'inizio del mio cammino spirituale. Sono arrivato qui grazie a mia zia che mi ha invitato appunto a venire qui, e io ho accettato l'invito molto volentieri perché era quello di cui avevo bisogno in quel momento, ecco. E da quel giorno sono passati esattamente 14 anni, perché sono arrivato qui nel settembre del 2007, adesso siamo nel settembre del 2021, quindi sono già 14 anni. E devo dire, come ho già detto appunto, che San Donato per me è un luogo di riferimento molto importante, e lo è stato soprattutto all'inizio, quando ho iniziato a muovere i miei primi passi nella fede. San Donato è un centro di spiritualità mariana ed è conosciuto un po' in tutta la Toscana, perché è anche un santuario naturale, malgrado non sia ancora stato riconosciuto dalla Chiesa, però sono avvenuti diversi miracoli, poi tanta gente viene qui e trova appunto consolazione, in qualche modo riesce anche a risolvere i propri problemi, e chi non li risolve riesce a conviverci, e non è poco, eh. San Donato io l'ho conosciuto, cioè quando sono arrivato io qui c'era Don Mario Boretti, che adesso è tornato alla casa del padre nel 2011, esattamente il 27 marzo del 2011, e poi è arrivato qui Don Francesco Saverio Pazzoff, e poi adesso c'è l'attuale parroco, Don Cristian Merigi. È stato un po' il luogo in cui ho ritrovato me stesso, è stato il primo, come si dice, il luogo dove ho messo l'ancora, no? È il punto di riferimento in tutti questi anni di cammino. Per me, soprattutto nei primi anni, ma parlo almeno per 10 anni, è stato tutto, cioè praticamente ho passato tutti i miei fine settimana qui. Venivo venerdì sera perché c'era la messa alle 21, il sabato venivo anche qui a fare servizio, domenica venivo qui anche perché era frequentato da moltissimi giovani, quindi qui ci ho conosciuto anche delle ragazze, ho avuto anche delle frequentazioni, insomma, e quindi era anche per me un luogo di incontro. Infatti la maggior parte dei miei amici li ho conosciuti qui, poi ho conosciuto anche tantissime altre persone anche fuori, però gli amici più importanti, diciamo, che li ho conosciuti qui dentro. Perché il tempo già lo sa,